Benvenuti di nuovo. Ecco, siamo con Sami Modiano, un sopravvissuto ad Auschwitz che molto spesso viene da noi al museo con i ragazzi e oggi ci fa questo grande dono di essere qui con 81 ragazzi per questa diretta sulla memoria viva. Grazie davvero Sami, un grande regalo che ci fai. Io vi ringrazio pure, è dovere. Lo so, so perfettamente che questa è la tua missione. Siccome ci sono tanti, esatto. Siccome ci sono tanti ragazzi, vorrei partire, perché tu avevi più o meno la loro età, no? Quando arrivarono le leggi razziali a Rodi, no? Mm-hmm. E allora, cosa ti ricordi di quel momento? Perché loro possono allora, capire cosa voglia dire per un ragazzino le leggi razziali. Comincerò da quella... dunque, io, come sapete bene, sono nato a Rodi dove, grazie a Dio, ho avuto all'inizio un'infanzia bellissima, dei ricordi fantastici, perché ero accompagnato da una bella famiglia, papà, mamma e sorella. Ero anche seguito da una grande comunità ebraica di Rodi, dove si formava una famiglia. Ma purtroppo questa mia infanzia si è interrotta purtroppo nel 1938, quando io seguivo la scuola statale italiana, la terza elementare. La terza elementare avevo 8 anni, dunque un bambino come tutti gli altri. Devo precisare pure che a Rodi c'erano 3 comunità di religioni diverse. C'era la comunità musulmana, la comunità ortodossa, la comunità cattolica e la quarta comunità era la comunità ebraica. Ma fino ai miei 8 anni io non ho avuto mai difficoltà e non mi sono sentito mai in difficoltà, malgrado che c'erano 4 religioni diverse in questa bellissima isola. Crescevo bene senza sentirmi diverso dagli altri. Ma purtroppo, quando frequentavo la terza elementare, sono stato espulso dalla scuola. Sono stato espulso dalla scuola, ma è una cosa che purtroppo non è stata una cosa facile per me. Perché ero un bambino come tutti gli altri, non mi sentivo bene, nel senso che vedevo che io sono stato espulso perché ero di razza ebraica, ero di religione ebraica. Dunque questo mi metteva in difficoltà. Io fino a quel momento là non mi sentivo diverso dagli altri miei compagni di classe. Mi ricordo bene quella scena e non me la dimentico, perché sapete molto bene, essere espulso dalla scuola quanto non te l'aspetti, assolutamente. E senza capire il motivo, perché in quel momento io ero un bambino. Quando l'insegnante me l'ha comunicato, io sono caduto dal cielo, non vedevo il motivo. Però voglio dire ai ragazzi che questo è successo. Io sono stato espulso dalla scuola perché ero colpevole di essere nato ebreo. È una colpa nascere ebrei. Dunque mi hanno tolto la possibilità di continuare a studiare, non perché io volevo, no, me l'hanno tolta loro, hanno fatto in modo che io non ho potuto più continuare a studiare. E questo è stato il mio primo impatto di infanzia dolorosissimo, perché io da quel momento in poi, purtroppo, non ho potuto più andare a scuola perché ero di religione ebraica, considerato da Mussolini come di razza ebraica. Vedete? Ecco il mio primo impatto di infanzia, e poi sono successe altre cose che purtroppo. Anche perché Sami, lei non può più andare a scuola, ma questo comporta anche che i suoi genitori perdano il lavoro, che non possono più lavorare, quindi è una situazione anche economica. Sicuramente le leggi razziali non hanno colpito soltanto a me,
hanno colpito tutti i ragazzi ebrei che avevano trovato lavoro nell'isola di Rodi, nelle banche, negli uffici postali. Hanno insomma dato il colpo di grazia ai nostri medici, ai nostri architetti, ai nostri insegnanti, i nostri insegnanti ebrei preparatissimi che insegnavano in tutte le scuole, tutte le materie preparatissime sono stati licenziati. Dunque le leggi razziali hanno colpito completamente tutti quanti. Non potevamo avere una radio, non potevamo avere un telefono. E tutto questo ha fatto sì che tutta questa grande comunità, questa mia grande famiglia, io la chiamo la mia grande famiglia composta da 2000 persone, hanno dovuto subire e soffrire in seguito a queste leggi razziali, non potendo. Mi ricordo pure papà mio, papà Giacobbe, un papà adorabile, che lui aveva lavorato in una società commerciale per 20 anni. Era entrato in quella società da piccolo e poi piano piano si era formato e era diventato una persona importante là dentro, e purtroppo è stato anche lui licenziato perché era anche lui considerato di razza ebraica. Vedete, tutto questo ha fatto sì che abbiamo vissuto in grande, grande difficoltà dal 1938 in poi. E la situazione peggiora dopo la caduta di Mussolini, no? Dopo l'8 settembre, quando l'isola viene di fatto occupata dai tedeschi. È evidente che le leggi razziali ci hanno colpito così duro che abbiamo subito, soffrendo molto, 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 molto. Poi è evidente all'8 settembre del 1943, là c'è stata, insomma, anche dalla parte degli italiani, dal governo italiano, l'entrata dei tedeschi che hanno preso in mano l'isola di Rodi subito dopo l'8 settembre del 1943. Gli italiani avevano deciso di non continuare la loro alleanza con i tedeschi, però i tedeschi non accettavano di lasciare l'isola di Rodi. L'isola di Rodi era un punto molto nevralgico in tempo di guerra. Si trovava a due passi da Cipro, si trovava a due passi dall'Africa, e dunque la guerra continuava e i tedeschi non hanno accettato. Sì, accettavano la rottura dell'alleanza italo-tedesca, ma non accettavano di lasciare l'isola di Rodi. E difatti hanno deciso subito dopo, come i tedeschi quando prendono una decisione, di prendere l'isola in mano. Si sono fatti aiutare da Creta, dove avevano i loro paracadutisti, avevano i loro aerei, i Stukas, e subito dopo l'8 settembre del 1943 l'isola di Rodi è stata acquisita, occupata dai tedeschi, e così che l'isola di Rodi, purtroppo, dopo l'8 settembre, non era più in mano agli italiani, ma bensì era occupata militarmente dalle truppe tedesche. È evidente che da quel momento noi avevamo capito che per noi sarebbe diventata ancora la cosa molto più difficoltosa. Vivevamo già in difficoltà con le leggi razziali, ma l'occupazione tedesca era il massimo che ci poteva capitare. Dunque avevamo capito che passavamo dalla padella alla brace. L'occupazione esatto. Tedesca era il massimo che poteva arrivare a questa piccola comunità ebraica composta da 2000 persone a Rodi. E questo che i ragazzi devono cercare di capire, no? Che l'Olocausto non è solamente Auschwitz, ma che inizia nel tuo paese, no? No, e quando anche la tua cittadina inizia a essere pericolosa, quando hai paura di uscire di casa, no? È lì che inizia quel lungo processo che poi porta ad Auschwitz, no? Quando si perdono i diritti. Sicuramente, i tedeschi sapete che quando prendono
una decisione di fare qualche cosa, la devono studiare bene a tavolino, non fanno mai qualche cosa così a casaccio, no? Sì, ci hanno pensato parecchio prima di deportarci nei campi di sterminio. Dunque, ecco, metto due date per farvi capire, certo, il tempo che ci è voluto per i tedeschi a prendere la decisione di deportarci in questi campi di sterminio. Dunque, avevano in mano l'isola di Rodi subito dopo l'8 settembre del 1943, ma la decisione di deportare questa piccola comunità ebraica composta da 2.000 persone il 18 luglio del 1944. Dunque, vedete, ci hanno messo molti mesi prima di decidere la deportazione. E già i tedeschi sapevano molto bene che avevano già perso la guerra. La data del 18 luglio dimostra pure che gli americani erano già a Roma in quella data là, e noi venivamo presi e deportati quasi alla fine della guerra ai campi di sterminio. Esatto, lei peraltro, da qui parte un'odissea che rappresenta il viaggio più lungo verso Auschwitz, perché furono 13 giorni in treno più tutta la deportazione dell'isola di Rodi fino alla terraferma. Il viaggio nostro non è stato un viaggio molto facile. Dovete capire che Rodi si trova a una distanza enorme dai campi di sterminio. E non è stata una passeggiata, no. Abbiamo dovuto soffrire moltissimo, io me la ricordo bene. Me la ricordo bene perché avevo 13 anni e mezzo, avevo una sorella che aveva 16 anni e mezzo, era una signorina, avevo ancora un papà adorabile che era mio papà Giacobbe, mamma grazie a Dio, Padre Eterno se l'era presa un anno prima, due anni prima, era morta a Rodi e non ha visto gli orrori che abbiamo sopputo noi altri in questo viaggio e in questa deportazione. Io ringrazio Padre Eterno di aver preso mia mamma a Rodi, perché ha una tomba, mentre mia sorella, mio papà, purtroppo non hanno una tomba. Sono stati ammazzati barbaramente nei campi di sterminio, dopo grandi sofferenze e grande dolore. Sì, il viaggio è stato un viaggio terribile. Ci hanno buttato in queste stive che avevano già preparato con grande precisione, 400-500 persone in ogni stiva, e vedere che là dentro nel mese di luglio non è facile. Sì, io avevo mio papà vicino, avevo mia sorella vicino, avevo i miei cugini, avevo i miei zii, ma per un ragazzo di 13 anni le cose cambiano. Sì, le cose cambiano e si trova catapultato in un posto dove non è facile a sopportare, a vedere. No, sono scene che di grande dolore, di grande sofferenza, che rimangono e che non si possono dimenticare. Anche perché Sami nel 44 sicuramente anche a Rodi c'era una coscienza di quello che stava accadendo in Europa, no? Noi altri non eravamo tanto ben informati, a dir la verità, non avendo una radio, non avendo una televisione, un telefono, non potendo, in seguito alle leggi razziali, non potevamo comprare giornali. Dunque eravamo in disparte da tutte queste informazioni, ma qualche cosa la sapevamo, ma non sapevamo mai che esistessero questi campi di sterminio e queste cose, che mai e poi mai pensavamo che questo nostro viaggio ci avrebbe portato direttamente alla morte, perché quando uno sa che deve morire tenta qualsiasi cosa. No, noi ignoravamo assolutamente, tutti noi, in questo viaggio della morte, che la nostra destinazione era andare davanti a queste camere a gas e forni crematori. No, assolutamente.
se no avremmo tentato il tutto per tutto. Senta, voi arrivate, non ti sente, insomma. Le tappe del viaggio che avete fatto, ne ha avuto coscienza o li ha poi ricostruiti in seguito? Ha sentito? Come? Chiede un Enzo se ricorda più o meno il viaggio che ha fatto, le varie tappe, se riuscite, se le ricordo, se le ha poi ricostruite in seguito. No, me le ricordo tutte bene. Si viaggiava soltanto di giorno, le quattro navi che erano incaricate per portare questi 2.000 persone si fermavano di notte, si continuava il giorno. Abbiamo fatto un itinerario molto molto complicato perché eravamo in tempo di guerra, eravamo seguiti dai sommergibili inglesi, eravamo seguiti dalle navi insomma alleate, però non ci lasciavano andare senza intervenire perché sapevano molto bene che queste quattro barche costavano 2.000 ebrei. Dunque non sono intervenuti assolutamente per cercare di salvarci o di metterci nelle coste turche, vi ripeto, no, hanno lasciato andare, eravamo seguiti, vedevamo tutto questo e ci abbiamo messo una settimana da Rodi a Pireo. E poi 13 giorni in treno. In questo viaggio di una settimana, in queste condizioni igieniche disumane, abbiamo avuto parecchie persone anziane che sono decedute e che abbiamo visto, che ho visto buttare a mare per ordine dai tedeschi. Dunque, ecco qua per esempio c'è una espressione mia di un ragazzo che si chiama Sami Modiano, che quando ha visto per la prima volta buttare a mare uno di questi anziani cadaveri che hanno avuto la cattiva sorte di morire in questo viaggio, c'è stata una reazione mia di dirmi: ma meno male che mamma mia, che aveva dei problemi, delle crisi cardiache, non ha partecipato a questo viaggio e che è morta prima, che Padre Eterno se l'è presa mia. Vedete, c'è un'espressione che viene naturale, viene istinto naturale di ringraziare Padre Eterno che se l'è presa perché mamma mia ha una tomba a Rodi, dove io, grazie a Dio, posso andare continuamente a fare una preghiera, a mettere un fiore, a mettere una pietra, mentre per gli altri miei cari non c'ho niente, assolutamente niente. Vedete, sono cose che rimangono e non si possono cancellare. E poi io ero un ragazzo, non ero ancora un uomo maturo, no, e queste cose che vede un ragazzo rimangono, non si cancellano, non si possono cancellare. E poi arrivate ad Auschwitz dopo una settimana in mare e 13 giorni in treno, sì, poi, 23 poi giorni. Il viaggio continua sempre in queste condizioni igieniche, disumane, dentro questi treni stivati fino a 90 persone in ogni vagone. Ed è luglio-agosto, fa un caldo terribile. Là dentro pure abbiamo vissuto senza acqua, senza roba da mangiare. Bisogna dire che i tedeschi hanno lasciato lungo questo lungo viaggio che facevamo in treno di lasciare fare ai cittadini dei posti dove, nelle stazioni dove noi ci fermavamo alle volte, venivano i cittadini del posto a buttarci da questi quattro finestrini qualche mela, qualche pera, qualche frutta per poter continuare a vivere dentro questi vagoni rinchiusi come bestie. Qui devo dirvi anche che ci sono stati dei momenti di grande difficoltà, di grande dolore, di grande sofferenza, perché
c'era il clima, il caldo che ci faceva. Io, per esempio, devo dirvi, i tedeschi molte volte hanno fatto in modo di fermare il treno nel mese di agosto, dove c'è un caldo da morire, dove questo treno di 2000 persone era fermo con 90 persone in ogni vagone, dalla mattina fino alla sera sotto il sole. Perché i signori tedeschi davano precedenza ai loro treni militari. Loro avevano precedenza, ma il treno dell'ebreo poteva rimanere là sotto il sole, ma a loro non gli importava niente. Tanto per loro il risultato era quello che loro sapevano, mentre noi altri ignoravamo, quello che avremmo avuto a destinazione, la morte. Per loro morire prima o morire dopo, per loro il risultato era quello che volevano. Ma noi ignoravamo tutto questo. E là ci sono delle scene dentro questi vagoni indimenticabili, di grande dolore, di grande sofferenza. Ricordiamo ai ragazzi che magari non lo sanno che lei arriva ad Auschwitz nell'estate del 44, ad agosto, siamo nel pieno... Esattamente, il 16 di agosto. Siamo nel pieno di quella... del 16 agosto, sono date che non mi posso dimenticare. Certo. Siamo nel momento più drammatico di Auschwitz, peraltro, perché siamo nell'ultima estate in cui stanno arrivando quasi 500.000 ebrei ungheresi, forse il momento più drammatico della storia di Auschwitz. Esattamente, il momento più tragico, dove questo Birkenau è al colmo della sua barbarie, dove ogni giorno arrivano treni, e cui è arrivato anche il nostro treno il 16 di agosto del 1944. Se la sente di raccontarci l'arrivo? Il 16 agosto. Come? Se la sente di raccontarci l'arrivo ad Auschwitz? Ma sicuramente che mi sento. Io mi ricordo benissimo tutto, tutti i particolari. Non ho dimenticato neanche una virgola. Mi ricordo bene che appena arrivati il mattino, ancora era molto presto, guardiamo da questi quattro finestrini che avevamo a disposizione in questi vagoni e vediamo una scena che non è uguale a tutte le altre stazioni. Vediamo solamente dei fili spinati in lontananza e delle baracche, e là capiamo che siamo arrivati. Ma mai pensavamo che siamo arrivati. Siamo arrivati perché ci avevano promesso che saremmo arrivati per dare la mano a lavorare, mai per essere ammazzati. No, nessuno di noi pensava a questo. E poi qualche minuto dopo è arrivata una squadra di tedeschi accompagnati da cani pastori che abbagliavano tutto fiato. Erano tedeschi abituati a questo lavoro di routine, che facevano continuamente ogni giorno, era un lavoro di routine per loro. Hanno spalancato queste porte di questi vagoni piombati con ordini precisi in tedesco: Raus, schnelle, verflucht, ci hanno buttato giù come sacchi di patate. Non ci davano il tempo neanche di aiutare qualcuno anziano, qualche donna in stato interessante, qualche donna che ha un bambino, insomma, niente, barbaramente abbiamo trovato una scena che non era una scena abituale, dunque non ci davano il tempo neanche di riflettere, niente. E con questi ordini, con questi cani che abbagliavano tutto fiato, ci hanno subito buttato a terra con una barbarie che è indescrivibile, una barbarie che tutti quanti ci siamo accorti che era qualcosa di diverso in quel posto. È evidente che io vedo la scena di un genitore, un papà che se ne accorge e che prende subito vicino a lui sua figlia, una signorina, Lucia, mia sorella, che era qualche cosa, e poi prende me e ci tiene stretti a lui, perché siamo l'unica cosa che lui ha. È un genitore che ha cresciuto
ha cresciuto i suoi figli con amore e lui fa di tutto per tenerli a fianco, che non gli succede niente. È l'istinto naturale a un genitore di fare questo gesto. Ma questo gesto non l'ha fatto soltanto mio papà, l'hanno fatto tutti noi. Tutti noi abbiamo cercato di reagire a questo gesto barbario. E poi hanno dato l'ordine di dividerci, donne da una parte e uomini dall'altra parte, ma che questo gesto non è stato seguito. No, non abbiamo voluto accettare, malgrado le botte, malgrado la sofferenza, abbiamo cercato di... papà ha fatto la stessa cosa, ha fatto finta di non capire, ma loro gliel'hanno fatto capire con delle bastonate, l'hanno gonfiato di botte, sì, davanti ai miei occhi, l'hanno gonfiato. E papà ha difeso sua figlia fino ai denti, ma quello che rimane purtroppo è vedere insomma l'espressione del viso di questo uomo, vedersi allontanare una figlia che lui ha cresciuto con amore come un fiore, che era l'orgoglio di questo papà, se la vede allontanare e vedi l'espressione di questo viso che parla con fatto, con l'espressione, e si chiede: ma dove me la stanno portando questa ragazzina mia? Vedete, è qualche cosa di tremendo, qualche cosa che non ti puoi cancellare. Quella espressione del viso di mio papà la vedo ancora che vi sto parlando. Un'espressione di dolore è terribile. Scusi, quando ha avuto la consapevolezza che in quel campo si stava perpetrando l'eccidio degli ebrei? Niente, il 16 di agosto, subito dopo questa scena terribile, è evidente che questo lavoro loro era quello di fare la selezione. Ci hanno messo le donne da una parte, gli uomini da un'altra parte, ci hanno fatto passare davanti a un ufficiale tedesco, un medico, sì, che ha un nome, e che preferisco non dirlo questo nome, perché un essere umano non può arrivare a tale barbarie, che lui con semplicemente freddo gestisce una cosa tremenda. Con un piccolo gesto ti manda a sinistra, ti manda a destra, e questo gesto significa morte immediata e lavori forzati, ma anche te morirai dopo essere sfruttato per un lavoro. Dunque, in quel momento ignoravamo, li abbiamo visti partire dalla parte sinistra, abbiamo visto scene. Per esempio, io vi racconto una scena che questa mi rimane nei miei incubi, nelle mie depressioni che ho, perché io non sono una persona normale come tutti gli altri. Io vivo ancora. Mi dicono: sei un sopravvissuto di Auschwitz, di Birkenau. Sopravvissuto? No. Io non sono un sopravvissuto di Birkenau. Io sono ancora là. Io non potrò andarmene via mai di là. Io sono ancora là. L'unico cosa che ho è la missione di raccontare ai ragazzi che mi stanno sentendo. Questi ragazzi devono sapere, fa parte della storia. E io sono stato uno di questi pochi scelti a sopravvivere, per fare capire a loro che questo non succede mai più.
Dunque, vedete, sì, i miei occhi hanno visto, ma non voglio assolutamente che questi ragazzi d'oggi vedano quello che hanno visto i miei occhi. Ecco, questa è la mia missione. Poi il giorno stesso abbiamo saputo che l'80% di questa mia grande famiglia, di cui avevo cugini, zii, sono andati lo stesso giorno, il 16 di agosto, alle camere a gas, ai forni crematori. Dunque, è una cosa che il giorno stesso, la sera stessa, chiedendo agli altri che fine hanno fatto i nostri cari, perché ti informi, chiedi e poi entri nel ciclo di quella che è la, quello che è il ciclo, no? E capisci che non ci sarai, sei un condannato a morte anche te, che dovrai morire. Nell'arco di poche settimane, peraltro, lei rimane totalmente da solo, no? Perché moriranno anche sua sorella e suo padre. No, il primo mese, grazie a Dio, io chissà perché sono stato fortunato a essere scelto dalla parte delle persone che dovevano essere scelte per i lavori forzati. Sono stato preso con mio papà Giacobbe, anche mia sorella Lucia è stata scelta per i lavori forzati. Noi all'inizio ci hanno buttato nel lager A, e mia sorella Lucia nel lager B, dunque di Birkenau. Là io sono stato scelto da un capo, buttato nella baracca numero 11 e papà Giacobbe nella baracca numero 15 del lager A. E di là, piano piano, è incominciato il nostro calvario di quello che è il campo di sterminio di Birkenau. Si partiva ogni mattina a lavorare dalle 6 fino alle 6 di sera. E tutto questo è andato avanti per poco tempo. Mia sorella Lucia, neanche un mese dopo, non ce l'ha fatta. Io i dettagli di questo... Mio papà, subito dopo, una settimana dopo, ha deciso anche lui di farla finita. E sono rimasto subito dopo, quasi 40 giorni dopo il nostro arrivo, sono rimasto solo al mondo, avevo perso tutti quanti. Qui stringe l'amicizia con una persona molto importante che è Piero Terracina, no? Che è scomparso l'anno scorso, mi fa piacere anche di ricordarlo. Come, non ho capito, scusi. Che lì, in questo momento così drammatico, lei stringe amicizia con Piero Terracina, no? Che è scomparso l'anno scorso, che mi fa piacere anche di ricordare. Esattamente, questo che è stato di grande aiuto per me è stato che poi un bel giorno sono stato trasferito dal lager A, dove avevo iniziato, e sono stato trasferito al lager D. Al lager D, vedete, ci sono cose nella vita che non sono fatte da sole, non le cerchi, le trovi così per caso. Nel lager D ho incontrato un ragazzo come me. Lui era di Roma, Piero, io ero di Rodi. Lui aveva perso tutti, io avevo perso tutti. Eravamo, diciamo, nel mese di ottobre. Dunque, sapevamo tutti molto bene che non saremmo sopravvissuti da quello che offriva Birkenau. Sì, eravamo dei condannati a morte, lo sapevamo tutti quanti. Ma con lui io ho legato. Anche lui, insomma, è stata qualche cosa che Padre Eterno ha voluto così. Piero Terracina e io abbiamo legato in un modo così forte,
ci siamo aiutati, abbiamo lavorato molte volte insieme, abbiamo legato in un modo che possiamo dire che abbiamo avuto un'amicizia fraterna, ma un'amicizia fraterna in quel luogo credete che è una cosa importantissima. Sì. Quando vi vedevo di aiutarci insieme uno con l'altro, ma come potevamo aiutarci? Con le parole, con i racconti, con delle storielle. Sì, io raccontavo la mia storia di Rodi a lui e lui mi raccontava le sue storie di Roma, la sua famiglia. Io la raccontavo la mia e lui la sua. E sì, abbiamo legato in un modo che poi Padre Eterno ha voluto che noi sopravvivesse. Ci ha dato la vita, non so perché. Quando vi vedevo ad Auschwitz 5-6 anni fa, quando ancora venivate insieme, era qualcosa di veramente incredibile, no? Vedere quegli sguardi che... Come, scusi, dovete parlare quando, più forte, no? Quando vi vedevo arrivare ad Auschwitz entrambi, 5-6 anni fa ancora, quando venivate ancora insieme, no? Era veramente bellissimo, sì, vedervi così, quando vi guardavate negli occhi, no? Non servivano parole tra di voi. Ci capivamo, sì, sicuramente sì. Ma è stato lui, Piero, a convincermi. Io non volevo parlare, io mi sono chiuso in me stesso, non volevo tenermi... Perché non credevo che se avrei parlato mi avrebbero creduto. Raccontare cosa? Raccontare non essere creduto? E questo faceva sì in modo che io mi rifiutavo di parlare. Poi è stato Piero, è stato Veltroni, sono state molte persone che hanno cercato di convincermi. E io ho voluto fare un'esperienza nel 2005, portare 300 ragazzi a Birkenau. Me lo ricordo bene, accompagnato da Piero. Era mai tornato prima da Auschwitz nel 2005? Sì, questa mia prima esperienza è stata quella che mi ha fatto capire molte cose. Io ho visto i ragazzi che hanno pianto insieme con me. E questo mi sono detto, ma perché devono piangere? Loro non hanno subito... Però questo è stato qualcosa che mi ha fatto scattare e dirmi, guarda Sami, i ragazzi hanno bisogno, devi anche Sami. Te. Sami, era la prima volta che tornavi? E da quel momento là, davanti a quel cimitero che è Birkenau, ho giurato a tutti che non li avrei dimenticati, che avrei ricordato tutto quanto. Sami, ma il 2005 era la prima volta che tornavi ad Auschwitz o eri già tornato prima? No, è stata la prima volta nel 2005, sì. È stata la prima volta. Partivo con un'idea che non avrei potuto darsi continuato, ma è stata qualche cosa di utile la prima volta e da quel momento in poi mi sono giurato che non mi sarei mai fermato. Da quel momento in poi io... ho dedicato il resto della mia vita ai ragazzi. Io sono andato molte volte ad Auschwitz, perché no, continuo ad andare. Adesso mi sono fermato anche perché ho 90 anni. Mi sono fermato anche perché c'è questo coronavirus che ci ha fermato. Nella mia agenda c'erano ancora molti incontri nelle scuole. Scusi, c'è la domanda di un ragazzo. Mi scusi, signor Mondiano, a sentire lei... La ripeto io, un ragazzo vuole fare una domanda. C'è un ragazzo che vuole fare una domanda, io la sento e poi gliela ripeto, se non la sente lei. Non so un secondo che la fa. Praticamente io mi sento solo male a sentire lei cosa dice, di cosa parla. Infatti sto tremando anche dall'emozione di sentirla e anche del suo racconto. Volevo chiederle lei cosa ha vissuto dopo essere ritornato da Auschwitz? Cosa ha visto? Ha sentito? Che cosa
Non ho capito bene, scusi. La domanda è come il ritorno, no? Il ritorno a casa, come il ragazzo vuole sapere come ha vissuto il ritorno a casa. Non è stato facile, no, assolutamente. Io dovete sapere che tornare subito dalla guerra quando c'hai 14 anni e non c'hai una famiglia a fianco di te, non sei subito dopo la guerra, voi dovete sapere che ognuno qua in Italia aveva i suoi problemi, io ero solo al mondo, anzi qua io voglio spiegare ai ragazzi, io non avendo studiato mi sono trovato a dirmi come farai Sami adesso visto che sei solo al mondo. Io volevo continuare i miei studi possibilmente. Lo sapete perché? Allora, io vado nelle scuole e quando vado nelle scuole i ragazzi mi dicono: signor Modiano, lei ci ha raccontato che è stato espulso dalla scuola a 8 anni, però ci ha detto pure che è ritornato da Auschwitz-Birkenau quando aveva 14 anni, dunque lei poteva continuare a studiare a 14 anni. E io devo rispondere a questa domanda. E dico sì ragazzi, avete ragione, io a 14 anni volevo studiare, però mi sono trovato in un bivio. Il bivio è che, come fai? Io ero solo al mondo. Quando dico solo, non avevo più nessuno, avevo perso tutti, non c'avevo più nessuno. E per poter studiare dovevi avere il sostegno di una famiglia. E purtroppo io questa famiglia non ce l'avevo più. E per continuare a vivere dovevo lavorare. Io ho dovuto lavorare a 14 anni duro e questo è stato per me anche un'esperienza nella vita. Però dovete sapere che è importante la cultura. La cultura è qualcosa di importantissimo e i ragazzi che mi stanno sentendo, quanti ne sono, devono sapere che sono dunque, grazie a Dio, fortunati di poter studiare. Questo che mi è mancato a me, lo possono avere perché hanno una famiglia che li sostengono. E questo che facciano tesoro di quello che hanno, alle volte non se ne accorgono e che questo è importante per loro. Lei poi si è ritrovato davanti alla guerra di nuovo, no? In Africa. Eh sì, poi sono stato in Africa mi sono chiuso in me stesso perché volevo dimostrarmi che qualche cosa ero capace di fare e sono riuscito, sì, fa parte della biografia di un ragazzo che si è sentito solo e che ha voluto dimostrarsi lui stesso senza l'aiuto di nessuno, di poter arrivare a qualche cosa. Questa è una dimostrazione che devo spiegare ai ragazzi. Dunque, di non essere mai pessimisti, di essere ottimisti. Vedete, anche adesso, in questo momento tragico che stiamo passando, credete che è facile? Adesso io vi devo dire qualche cosa, per esempio. Io avevo un sacco di appuntamenti per continuare, e questa coronavirus ci ha fermato, è un momento tragico per l'Italia, per tutti quanti, non per l'Italia soltanto, per tutto il mondo. Dunque stiamo passando momenti di grande difficoltà. Le scene che io ho visto in questo momento tragico della coronavirus sono terribili. Sapete che a me mi hanno riportato le immagini di rivedere questi camion
pieni di cadaveri che venivano portati via senza essere accompagnati, come quelli che portavo io con Piero. Le stesse immagini che io ho vissuto a Birkenau, le ho viste adesso. Le ho viste adesso. 1000 persone al giorno che portavano via una fila di cadaveri in quelle casse da morto senza essere accompagnati dai parenti, senza sapere niente. E dunque, vedete il dolore, vedete la sofferenza. E poi, in questa mia biografia, io ne ho viste di tutti i colori. Mi mancava anche questa. Io, questa fa parte dell'esperienza della vita. Perché, vedete, non c'è soltanto questo dolore di questa coronavirus, di questo terribile che ci sta succedendo. Ho avuto un'esperienza anche bella. Per esempio, io abito qui in questo condominio a Ostia e ho 90 anni, sapete, siamo a rischio, ci hanno telefonato di non uscire, di rimanere chiusi in casa, eccetera, eccetera. E però ogni tanto sentivo suonare il citofono o il telefono, signor Modiano, io sto andando in farmacia, ha bisogno di qualche cosa? Signor Modiano, sto andando al supermarket, possiamo essere di aiuto? Vedete questi gesti, vedete questi gesti. Studenti delle scuole superiori, delle scuole delle medie che abitano qui, che io ho parlato con loro nelle scuole, che sono andato dal 2005 fino al giorno d'oggi, ragazzi che sono andati all'università, non si dimenticano, mi telefonano, signor Modiano, possiamo essere di aiuto? Vedete, questi gesti d'amore sono qualche cosa di bello, qualche cosa che impari, che fa parte della ricchezza umana. Vedo anche il signor Umberto Falletti che sta facendo di tutto per raccontare ai ragazzi. Dunque sono gesti da prendere in considerazione e i ragazzi devono sapere tutto questo e devono fare tesoro di tutto questo, fa parte dell'esperienza della vita di ogni uomo, di ogni persona. C'è il bene e c'è il male, ma finalmente fin quando c'è il bene ci possiamo dimenticare anche del male. Un ragazzo chiede se il titolo del libro, no, che lei ha scritto sulle memorie di Auschwitz, si intitola Per questo vissuto, no? E per questo, no? Per raccontare. Per questo vissuto. Sì. Per raccontare, no? Sono stato scelto. Io non credevo di uscire vivo da quell'interno. In quel momento, quando io ho realizzato di essere uscito vivo da quell'inferno, ci sono particolari che io non vi ho spiegato, che non vi ho raccontato. Io non pensavo mai e poi mai di uscire vivo da quell'inferno, no, perché io pesavo 25-26 kg quando i russi mi hanno salvato. Anche dopo salvato non sarei né io né Piero, non pensavamo mai di farcela. Però quando poi te ne accorgi che sei uscito vivo da quell'inferno, ti chiedi perché. Perché ci sono molti punti interrogativi e dici, ma è possibile? Allora, a quel momento ti senti male, ti senti privilegiato. E allora là il dolore è forte e poi capisci che c'è un motivo. Io un motivo, la risposta di questi punti interrogativi che mi hanno tormentato tutta la vita,
grazie a Dio la risposta l'ho trovata finalmente nel 2005, da quando ho incominciato a dare la mia testimonianza ai ragazzi, perché per me i ragazzi sono qualche cosa di straordinario. Sono loro che mi danno la forza e lo stimolo di continuare. E io mi sono giurato che fin quando Dio mi darà la forza di farlo, non mi fermerò. Uno dei quando ragazzi... ci saranno anche persone come voi, Roberto Felletti e via di seguito, persone che hanno capito, io non mi tiro indietro, mai. Uno dei ragazzi chiede in cosa si dedicava nel campo, in cosa lavorava nel campo, com'era la sua giornata più o meno. Come non si sente bene purtroppo. Uno dei ragazzi chiede come si svolgeva la sua giornata nel campo, come in cosa lavorava, di cosa si occupava. Ogni mattina si partiva alle 6 del mattino, accompagnati da un tedesco, e si lavorava dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera. Duro, senza un minuto di riposo, con un pigiama a righe, un cappello a righe, un paio di zoccoli di legno. Non si faceva la colazione prima di partire, non si aveva il pranzo a pranzo, si cenava soltanto la sera con una fetta di pane di 125 grammi di pane al giorno. È un litro d'acqua sporca che loro la chiamavano minestra. Perciò lei deve capire che io dal 16 di agosto al 27 di gennaio io sono arrivato a uno scheletro di 25-26 kg. E poi io molte cose non vi ho raccontato, molte cose le troverete nel libro. Per esempio, conoscete la storia di Anna Frank? È vero, ma di Anna Frank ce ne sono molte. Lucia era una ragazza, mia sorella Lucia. Qualche ragazzo, non so se ha comprato il libro, se ha trovato il libro, che legga la storia di una ragazza. Mi voglio soffermare un pochettino su quello che era mia sorella, se lo permettete. Prego, prego. Mia sorella Lucia era l'orgoglio di mio papà. Era una ragazza che se sarebbe vissuta, sarebbe diventata qualcuno. Intelligentissima, bellissima, umana. Mia sorella Lucia, quando mi è mancata mamma, io gli volevo bene a mia sorella Lucia come gli si vuole bene fra un fratello e una sorella. Ma quando mi è mancata mamma che io avevo coccolato di mamma, ma quando, sai, mia sorella Lucia aveva 3 anni più di me, dunque era una bella signorina, era l'orgoglio di mio papà, e non sono stato mai capace a batterla nella pagella, è stata sempre più forte di me. Io volevo portare una pagella migliore a casa, ma lei era sempre superiore a quello che io davo come orgoglio a mio papà e a mia mamma. Eravamo bravi tutti e due a scuola, ma lei era qualche cosa di straordinario. Aveva un dono di natura. E quando poi mi è mancata mamma, lei mi ha fatto da mamma e da sorella. Mi è stata vicino, mi ha accompagnato dappertutto. E da quel momento in poi mi sono affezionato di più, perché vedevo dei gesti da parte sua. Eravamo in guerra, avevamo fame. Papà faceva di tutto per portarci da mangiare, ma era poco, non era sufficiente. E quel poco che portava ce lo distribuiva a parti uguali. E molte volte mia sorella Lucia, vedendo che io non mi ero saziato, si toglieva dalla bocca quello che era di suo diritto e me lo dava a me, me lo offriva a me.
questi gesti non si dimenticano, rimangono. La perdita di mia sorella è stata per me un dolore enorme, perché sarebbe stata qualcuno, hanno ammazzato un essere l'ultima volta mi ha voluto offrire ancora la sua parte. Dunque, vedete, queste cose i ragazzi devono saperlo. Non è stato facile uscire vivi da quell'inferno. Ti porti appresso tutto questo. Non si può cancellare. Perciò di Anna Frank ne hanno fatte fuori parecchie. Molte. La storia di Anna Frank è una, ma come Anna Frank ce n'erano migliaia di ragazze e ragazzi che sono stati ammazzati barbaramente. Lucia, e non bisogna dimenticarli. No. Lucia ha avuto la fortuna abbiamo di avere... il dovere di ricordarli, anche perché questo non deve più succedere. E i ragazzi che mi hanno sentito e che mi stanno sentendo devono fare in modo di fare tesoro di queste parole e di fare anche loro la loro parte, di non dimenticare mai la storia, non bisogna mai dimenticarla, bisogna tenerla viva e loro devono fare anche loro la loro parte. Augurandogli a tutti loro il bene profondo dal mio cuore. Sammy, e augurandogli a tutti loro buona fortuna. E a voi che state dedicando anche voi la vostra parte, vi ringrazio profondamente, e sperando e augurando e pregando che anche questa esperienza del coronavirus un giorno ne parleremo. Sami, per chiudere, perché aspettate un attimo, perché credo che ormai Sami sia molto stanco e, insomma, sono ricordi piuttosto anche pesanti, più di un'ora che sta parlando, e forse per chiudere Sami, una domanda che viene da una ragazza, no? Stando sul presente, visto che lei ha parlato del presente, ha paura di queste ondate di odio e di discriminazioni che purtroppo negli ultimi anni stanno tornando, no? Quasi come... Sì, non dir la verità, sì, mi dispiace di queste scene di odio, ma quello che voglio dire a questa ragazza che mi sta facendo questa domanda, dobbiamo fare in modo di parlare con loro, con queste persone. Io cerco di avere un contatto con loro. Sì, ci sono molti che dicono esattamente che non c'è stato, ignorano Auschwitz-Birkenau, ma non importa, sono persone, una piccola percentuale, e di questo bisogna capirlo anche, mi adorano, ma però bisogna accettarle. Viviamo in una democrazia e cercare di difenderci. Sami, veramente non... Come si chiama questa ragazza? Credo che fosse Viola, possibile. Viola. Viola. Ah, Viola. Gli auguro, di dica a Viola che faccia anche lei la sua parte. Quando vede queste scritte, che faccia in modo di difendere la causa, di dire che, insomma, di cambiarli come si chiama la sua idea.
Devo dire una cosa, per esempio, signor Roberto Faletti, voglio dirvi un particolare che mi è successo nella mia esperienza dal 2005. Un giorno io sono andato in una scuola qui a Roma, non dico il nome della scuola, è una scuola superiore. Quando io sono stato là c'erano dei ragazzi che il giorno prima, sapendo che io sarei andato a dare la mia testimonianza, hanno fatto delle svastiche, delle scritte, ragazzi insomma che avevano un'idea diversa. E dopo la mia testimonianza in quella scuola, me l'hanno scritto le professoresse e gli altri studenti, questi stessi ragazzi, dopo avermi sentito parlare e dato la mia testimonianza di 2 ore, il giorno dopo sono andati con un secchio di calce e un pennello a cancellare tutte le svastiche, tutto quello che avevano scritto il giorno prima del mio arrivo. Vedete, alle volte questi ragazzi senza volere hanno compagnie diverse, sbagliate, e senza volere fanno dei gesti che poi si pentono pure di quello che hanno fatto. Dunque sono cose che possono succedere, ma che cercando di ragionare con loro può darsi arrivi a riportarli nella strada giusta. Grazie Sami, davvero. Io insomma ormai lavoro ad Auschwitz da 13 anni e sento veramente il peso di quando voi non ci sarete adesso più. E di lavori ad Auschwitz a Birkenau, lo so. Esatto, ma ad Auschwitz Birkenau. Adesso in questo momento che fate con questa... Niente, è tutto chiuso completamente. Sì, tutto chiuso completamente. E tutte le guide ferme? Siamo fermi, non lavoriamo e non sappiamo bene come andrà avanti. È un momento difficile. Però meno male che ci sono questi incontri e che lei ha ancora la forza, nonostante l'età, di raccontare ai ragazzi l'esperienza. Conosco bene, lo so, ti voglio un bene da morire. Speriamo che tutto questo passi, ancora. Preghiamo pure. Io prego. Tutti i ragazzi la stanno salutando. Molto religioso, prego, perché quando torni da Birkenau, Auschwitz, la fede non è più quella di un tempo. La salutano perché... tutti i ragazzi la ringraziano, la ringrazia anche Ugo dell'Istituto Italiano. Un abbraccio da parte mia, forte, dal spero profondo davvero... del mio cuore. Auguro a tutti loro buona fortuna. Grazie e lo dico davvero, anche in ebraico, Mazal Tov. Grazie a lei, grazie a Piero Terracina, grazie a tutti quelli che avete trovato la forza di raccontare quella storia. Grazie davvero tanto. Un abbraccio da tutti noi. Io vi ringrazio, vi saluto con un forte abbraccio. Ciao. Da parte di mia moglie. Grazie. Salutami tu. Ciao Sami. Ciao. Ecco, abbiamo... Mi spiace non aver fatto tutte le domande che mi avete mandato, ma erano veramente tante. I sopravvissuti partono in quinta, raccontano ed è brutto fermarli o cambiare tema, perché come avete visto la gran parte dei sopravvissuti tende a parlare molto, ma questa è una cosa normalissima. Dei fratelli, delle sorelle, dei padri che non ci sono più e non hanno tanta voglia di raccontare l'esperienza diretta nel campo, perché la loro missione è anche quella di ricordare i loro amici che non ci sono più, molto più che non le cose tecniche della vita del campo. È una cosa comune che accomuna tutti i sopravvissuti, per questo che a volte non si va tanto nel tecnico, cosa facevi qui, cosa facevi là, perché loro hanno tanta voglia di ricordare chi non c'è più e bisogna chiaramente lasciarli sfogare. Mi pare comunque una testimonianza molto toccante quella di Sami, perché va nella logica di questo approccio che questi ragazzi hanno, che è emotivo. Più emotivo del racconto di Sami credo ci sia poco. Quindi è importante. È un ragazzo come loro, perché 15 anni. È importante che i ragazzi capiscano che chi gli ha parlato. Ha 90 anni, ma gli ha parlato come se fosse un loro coetaneo. Quello che ha spiegato molto bene ai ragazzi è che quello che i ragazzi considerano, perché hanno 13, 14, 15 anni, dei diritti acquisiti, no? Il diritto di andare a fare la spesa, il diritto di andare a scuola, il diritto di vedersi con gli amici al parco, il diritto di poter viaggiare, no?
e che con tanta difficoltà ne abbiamo fatto fatica in queste ultimo mese e mezzo, no? A rinunciare dei diritti basilari, ma a cui potevamo tranquillamente fare meno per un mese e mezzo, no? La fatica con cui abbiamo vissuto il fatto di non poter uscire di casa, per esempio, no? Ebbene, tutti quei diritti che loro considerano così naturali, in realtà possono essere persi nell'arco di 24 ore, no? Come semplice diritto di un ragazzino di 13 anni di andare a scuola con gli amici. Certo. A chi oggi... veramente i ragazzi qua in linea che di perdere la scuola, no? Eppure, basta un decreto, eh? Certo. Credo che abbia dato anche una lezione sul presente, proprio di far tesoro delle esperienze che tutti quanti abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni. Per lui anche il ricordo e le immagini di questi carri funebri, appunto, senza un carro che possa accompagnare un defunto, l'ha riportato al passato, però ha voluto dare anche, come dire, una speranza alle giovani generazioni per poter affrontare anche un futuro più immediato che comunque si presenta e che ha le radici in un presente abbastanza tragico come in questi giorni. Certo, allora io intanto vorrei ringraziare, perché le vedo collegate, le insegnanti, bella Monica perché la conosciamo e con noi è stata ad Auschwitz, ma anche le altre insegnanti che hanno favorito. In certi momenti eravamo più di 100 collegati sulla piattaforma, ma molti di più su Facebook, sul sito, che seguivano. Quindi grazie a voi, al lavoro che avete fatto per fare in modo che questi ragazzi potessero fruire anche di questa testimonianza. Speriamo, pensiamo nei nostri progetti di poterle ripetere queste esperienze, cioè di poter portare ai ragazzi lezioni come testimonianze dirette di vita. Abbiamo imparato a usare questi strumenti, magari riusciremo a portare dentro le scuole dei testimoni che magari non possono viaggiare, ma che sicuramente possono darci di più. Chi vuole, oggi pomeriggio, Diego, ricordami l'orario, perché non so, alle 15. Alle 3. Parleremo di Auschwitz, quindi andremo a parlare proprio del campo, delle dinamiche del campo, di come si è strutturato, quindi faremo un'oretta. L'altro ieri abbiamo parlato dell'inizio dello sterminio a est, quindi le fucilazioni di massa, i gas wagen, i primi campi di sterminio a est, e invece oggi pomeriggio dedicheremo un'oretta alla storia di Auschwitz, quindi come è stato creato, perché cosa, come si è sviluppato. Abbiamo un'oretta, quindi nemmeno tanto tempo, però insomma cercheremo di essere concisi. Chi vuole sapere qualcosa di più, magari anche rispetto al racconto che ha fatto Sami del funzionamento, perché c'erano delle domande tecniche di Auschwitz, magari noi sulla pagina Facebook e sul sito nostro pubblichiamo anche il link per poterci collegare oggi. Così chi vuole oggi si collega e a Diego, con Diego potete... Diego conosce come le sue tasche, purtroppo, ahimè, Auschwitz e Birkenau, no? E quindi a lui potete chiedere delle cose, peraltro, che riguardano sia Sami, che abbiamo sentito, ma sia Liliana, sia gli altri testimoni che abbiamo sentito in questi giorni, perché lui conosce la mappa, diciamo così, dei luoghi e il sistema, e come questi hanno giustamente vissuto, come i deportati hanno vissuto la loro vita lì. Ok? Allora, io vi ringrazio tutti intanto. Siete stati... Allora, il sito è www.lamemoriaviva.it o anche la pagina Facebook www.lamemoriaviva.it. Vi collegate o sulla pagina Facebook o sul sito. Su Facebook magari è più facile perché possono fare anche delle domande, magari, mentre sul sito è un po' più complicato, no? Sì, però si possono collegarci in piattaforma e ce ne fanno direttamente. Va bene. Vi collegate qua. Io vi metto il link di Zoom, così vi collegate qui e chi vuole fa liberamente delle domande e vediamo di chiarire alcuni aspetti che magari non abbiamo potuto fare. Ok? Ragazzi, insegnanti, innanzitutto grazie per il lavoro che avete fatto e che state facendo, ovviamente. E poi a tutti i ragazzi che ci hanno seguito, grazie per essere stati con noi. Oggi abbiamo ascoltato una pagina di storia importante. Come sapete, nel nostro progetto, ahimè, sospeso per motivi di coronavirus, ma che riprenderemo,
chiederemo a voi di scrivere pagine di storia, quindi di diventare attori diretti in prima persona di una storia. Vi faccio già un'anticipazione. C'è una storia della quale noi possiamo lasciare traccia. Voi, 14enni, come oggi Sami ci ha portato la storia di un 14enne. Il paragone è ingeneroso, ovviamente, non, però voi potrete raccontare alle generazioni future questa storia del coronavirus. La potrete raccontare voi. È chiaro che non ha nulla a che vedere con la Shoah. Però le piccole pagine di storia sono quelle che poi cambiano il nostro modo di vivere, perché anche per noi, anche per voi è cambiato il modo di vivere e cambierà anche nei prossimi mesi. Quindi forse qualcosa potremo raccontare anche di questi momenti. Ragazzi, è stato un piacere. Per chi vuole, ci rivediamo alle 3 su questa piattaforma. Grazie a tutti di essere stati con noi. Grazie. Ciao.